dalla montagna, diciamo, a Barolo. Che differenza c'è? Qualche chilometro e la dolcezza dei paesaggi, di queste colline, di questi crinali pieni di vigne, di vigneti, di vino. Qui è un ambiente che abbraccia, la montagna è un ambiente che respinge, a volte un po' bruscamente che ti fa cadere giù. Però mi piace anche la gente, mi piace, insomma, vedo a Barolo l'ordine, la disposizione di questi campi, di questi vigneti, vedo un ordine che è rimasto non artificiale ma naturale. Lassù c'è il caos, ghiaioni, frane, montagne, picchi, qui è un luogo di rilassamento, ovviamente non stasera. Lassù invece è un luogo di inquietudine. Ecco, l'inquietudine. Ma visto che comunque in questo periodo ci troviamo in una situazione veramente forse grave, forse lì lei la televisione non ce l'ha? No, ce l'ha, io sono uno che si informa, sono abbonato anche a quattro quotidiani, non sono l'uomo che vive sugli alberi. C'ho la televisione e vedo queste cose, ma d'altronde come le fermiamo? Tutte queste cose hanno un picco e poi caleranno da sole, ovviamente ci saranno molti, molti morti. Mi viene da ridere invece che ogni volta che succedono queste cose chiamano due treni, si sbattono contro e chiamano Paolo Crepetti. Fanno le stragi l'ISIS e chiamano Paolo Crepetti. Cioè, oppure chiamano questi gli analisti. Cioè, è ovvio che i talk show devono vivere, la televisione devono vivere, però è pietoso. Stiamo zitti una buona volta, diciamo una preghiera, stiamo zitti. Tutti sanno come risolvere la cosa, risolvetemela allora.